Buonasera. Buonasera anche ai cittadini presenti, benvenuti. Procediamo con l'appello, la parola al segretario per l'appello nominale, grazie. Buonasera. Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, assente. Landucci, assente. Lanzoni, assente. Nossa, Pastorino, Pastorino, assente. Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, assente. Vavassori, assente. Vino. Dovrebbe essere 19, 18. Va bene, grazie. Se potete ritogliere lo striscione. Un attimino che adesso mi faccio fare una verifica e dopo gli rispondiamo. Un attimo. Un attimo. Mi scusi un attimo, qui c'è un consiglio comunale aperto con un ordine del giorno. Se voi avete la necessità di incontrare assessori o capigruppi, fate una richiesta formale. Quindi, allora, adesso per cortesia, togliete gli striscioni e fra un po' vi sarà comunicato se l'assessore è disponibile a ricevervi. Grazie. Grazie. Un attimo che gli do una risposta, per cortesia, un attimo, mi dia il tempo di fare una verifica, grazie. Gli striscioni però, grazie. Per cortesia, polizia locale, se può intervenire, grazie. Andiamo avanti col consiglio, grazie. Allora, un attimo gli faccio rispondere direttamente dall'assessore e dopo la dichiarazione deciderà se riceverlo o meno. Prego. Buonasera a tutti. Io, l'assessore Perego e il capo di gabinetto Luca Finazzi abbiamo già incontrato l'USB su richiesta dell'USB stessa prima della pausa estiva, stavo cercando esattamente la data, ma sarà stato luglio. In quella sede vi è stato detto che, essendo ancora in gara, in fase di gara, la procedura per l'aggiudicazione del nuovo appalto, non eravamo in condizione di fornire indicazioni più
più dettagliate, visto che la gara è tuttora in corso, la situazione è rimasta la medesima. Ciò detto, io chiaramente sono disponibile a incontrare voi anche adesso nella sala commissione. Grazie per la disponibilità. Andiamo avanti. Risultano 18 consiglieri presenti e 7 assenti. Quindi l'assemblea è validamente costituita, la seduta è valida. Comunico i consiglieri assenti giustificati, che sono il consigliere Lanzoni, La Miranda e Landucci. Assenti. Mentre l'assessore Perego è assente giustificato per motivi di famiglia. Come prassi ho bisogno degli scrutatori, due della maggioranza, Cremonesi, De Noia come scrutatore e Gianvecchio. Gianvecchio si è nominato come scrutatore. Andiamo avanti, regia, ascoltiamo l'inno nazionale. Invito tutti ad alzarsi in piedi, grazie.
comunicazione, lascio la parola al sindaco per una comunicazione. Prego. Sì, grazie Presidente. Volevo informare il Consiglio Comunale che, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento del Consiglio, in data 9 ottobre 2016, ho revocato per motivazioni di opportunità politica l'assessore Mauro Bernardi. Nelle more della nomina di un nuovo assessore, in data 12 ottobre 2016, ho attribuito la delega relativa a demanio e patrimonio al vice sindaco Andrea Rivolta e quella relativa ai lavori pubblici all'assessora Rita Innocenti. Grazie. Grazie per la comunicazione. Naturalmente ne approfitto per, a nome mio e credo di tutto il Consiglio, di desidero fare un saluto all'amico Mauro Bernardi e all'ex assessore Mauro Bernardi. Grazie. Io chiedo la parola ai sensi del regolamento per fare una dichiarazione. Prego. Grazie Presidente. Ma, signor Sindaco, noi abbiamo seguito la vicenda dall'esterno, dove non ha avuto neanche la cortesia istituzionale di convocare i capigruppo e di relazionarci. Ma al di là di questo, io mi sento di fare un'affermazione, la facciamo come lista civica, esprimiamo tutta la nostra solidarietà umana al collega Mauro Bernardi per il modo in cui è stato trattato, perché vede, lei parla di opportunità politica, ma in politica esistono anche le relazioni umane, forse per lei sono poco note, non ha mai neanche un'attenzione nei confronti dei membri di questo consiglio nei momenti istituzionali, quando ci sono dei ritrovi, però come si è comportata con l'assessore Bernardi, il quale è stato colpito pochi giorni prima da un grave fatto familiare che è stato celebrato venerdì, lunedì, per opportunità politica a togliere deleghe, insomma a noi è sembrato un gesto veramente poco consono e la dice lunga sui rapporti personali con i quali lei intende lavorare con la sua giunta e i rapporti personali che esistono nella sua coalizione. Grazie consigliere, ha chiesto la parola come gruppo Democrazia per il Cambiamento e consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, è doveroso che anche noi diciamo due parole questa sera e le rivolgiamo al Sindaco. Sono parole forse un po' forti, ma lo facciamo molto sommessamente e rivolgendoci direttamente a lei. Signor Sindaco, ritengo doveroso fare riferimento ai fatti attraverso i quali abbiamo stimolato una diversa azione di governo della città, cercando di ricondurla ai cardini del programma attraverso il quale noi, con lei, ci siamo presentati agli elettori per voltare pagina rispetto alle precedenti amministrazioni. I fatti posti dal nostro gruppo alla sua attenzione, da lei purtroppo vissute come offese, sono un'elencazione dei motivi politici, ma anche di carattere economico e finanziario, che giustificano la nostra azione, in linea con il sentimento di molti cittadini che le hanno dato fiducia, secondo noi anche poi per pentirsene. Il nostro gruppo considera conclusa negativamente l'esperienza di questa giunta che, come fosse un suo feudo, un feudo della nomenclatura del Partito Democratico, lei ha presieduto dal maggio del 2012. Qualcuno potrebbe affermare, in polemica con il dissenso dei Democratici per il Cambiamento, che in 4 anni è difficile modificare l'assetto di un comune distrutto dalla vischiosità di un indiscutibile passato partitocratico. Tuttavia, quando noi solo 10 mesi fa accettammo nuovamente di far parte della coalizione per garantire la governabilità, i patti che lei sottoscrisse furono molto chiari. I Democratici decisero di aderire con difficoltà, superando le legittime resistenze di molti di noi e verso l'inquinante contiguità con esponenti politici del passato e con la frangia conservatrice soprattutto, considerando prioritariamente l'esigenza di garantire la governabilità di Sesto San Giovanni. Noi abbiamo accettato di rientrare a far parte di questa coalizione unicamente per il senso del dovere che abbiamo. Questo nei confronti di cittadini che esigono governabilità. Quindi la nostra partecipazione era subordinata solo e soltanto all'assoluto rispetto dei patti. I Democratici avevano posto sul tavolo
gli itinerari programmatici che la Giunta avrebbe dovuto seguire, sottolineando il suo ruolo di coscienza critica della coalizione per il passaggio da un vecchio sistema ad uno completamente rinnovato. Abbiamo portato a lei in dote sul piano politico molte cose, dalla rivisitazione del sistema di governo delle partecipate ai processi di rigenerazione urbana, dote che lei purtroppo ha deciso di buttare nella spazzatura. Le abbiamo portato in dote per liberarci di un sistema che ancora oggi esiste, di cui per un tratto di strada noi abbiamo creduto che lei si facesse portavoce. Una protesta che si era diffusa fra tutti coloro che hanno capacità, cuore, intelligenza e comprensione di quella che è la Sesto San Giovanni di oggi. Un atto di accusa che veniva da coloro che si sentivano stanchi e frustrati di essere considerati dei limoni da spremere per mantenere incapaci, furbi e inetti. Abbiamo orientato sul pragmatismo tutta la nostra azione politica al suo fianco, affrontato la lotta ai privilegi e corporazioni insieme a lei. Le abbiamo suggerito la necessità, maturata nella coscienza dei cittadini, di superare le vecchie soluzioni di una cultura partitocratica che ha per parola d'ordine quella di privilegiare gli interessi di apparato e non quelli dei cittadini. I patti richiedevano inoltre l'immediata revisione delle politiche di bilancio come una pulizia dei residui, la definizione di una strategia di chiusura del forno, un piano per la razionalizzazione delle partecipate e la trasparenza ed imparzialità nei criteri delle scelte dei suoi amministratori, per eliminare il monopolio soprattutto dei partiti. Lei in campagna elettorale ha parlato di una città forte, amica e coraggiosa. Si ricorda queste parole, signor Pittò? In realtà abbiamo purtroppo di fronte oggi una città debole, lontana e priva di coraggio. In realtà lei ha risolto solo i problemi che le sono piovuti addosso e non ha risolto tutti i fattori di crisi che nella città che restano ancora i seguenti: la distribuzione e la dimensione della spesa pubblica, il carico fiscale, l'efficienza, o meglio l'inefficienza dell'apparato politico-amministrativo del comune. Insomma, lei ha inteso il governo della città come fine a se stesso, il potere per il potere, la governabilità per la governabilità. La sua è stata un'azione non solo restia ai cambiamenti, ma di continuo conflitto anche con gli utenti più deboli. Quando le abbiamo mosso queste osservazioni, abbiamo sperato che lei potesse ravvedersi e invece non ha trovato di meglio che epurarci. E di questa epurazione oggi noi ne andiamo fieri. Purtroppo, signor Sindaco, lei non è quello che ci ha fatto credere ed ha tradito la filosofia iniziale del nostro comune impegno, in cui noi credevamo. Non ha tradito noi, ma i cittadini che le hanno dato fiducia. Noi continueremo le nostre battaglie, convinti come siamo che non convengano, ma siano giuste. A lei e alla sua nuova maggioranza non faremo mancare il nostro appoggio su delibere che vanno nell'interesse della città, ma sicuramente non le faremo più alcuno sconto. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola come gruppo Giovani Sestesi, consigliere Lino. Prego. Ma mi tocca il dovere di intervenire, visto che comunque avevamo fatto un'interrogazione urgente e parlavamo di stato della maggioranza e questa sera abbiamo già assistito alla prima parte del dibattito. Permettetemi di commentare alcune parole che ho sentito. Ho sentito parlare di scelte politiche. Le politiche e le scelte si fanno in quest'aula e non su Facebook. Ho sentito parlare di vecchia politica, da chi ha cambiato tre pelli. Ho sentito parlare di rispetto per chi ha votato e scelto quel partito. Ho sentito parlare di modi coerenti da chi si è appropriato di cariche senza interpellare gli altri gruppi politici. Ma di cosa stiamo parlando, signori miei? Stiamo dando uno spettacolo veramente vergognoso alla città, ma veramente vergognoso. Solo per fare qualche considerazione ad alta voce, visto che siamo qui
le affermazioni del consigliere De Noia, non me ne voglia, però questa sera mi sono sembrate alquanto paradossali. Perché? Beh, da un lato particolarmente gravi, scusatemi, perché se non ho sentito male, poi riascolterò la registrazione, ha parlato di inquinanti contiguità. Allora, questa cosa è una cosa molto pesante da dire pubblicamente. I casi sono due. O il consigliere De Noia è la porta, poi dopo vi proporrò un giochino da fare in aula, ok? Che rappresenta, non aveva gli occhi quando ha deciso di aderire a questo percorso di maggioranza, ok? Oppure giocava anche lui con quella contiguità. Questo onestamente davvero non posso accettarlo, ok? Poi parliamo di metodi retrogradi, so che sapete che io non sono un internauta, anche perché preferisco evitare di cadere nella trappola di quelli che Umberto Eco chiamava gli ebeti da web, ok? Perché una volta sostanzialmente capitava che uno un po' alticcio sparava quattro cretinati in un'osteria ed erano confinate dentro l'osteria. Adesso spara quattro cretinati in internet e ha i followers, mi pare che si chiamino così, ok? Quindi non sono un internauta, però so che tra i bersagli preferiti di questa formazione politica, non so come definirla, c'è anche Rifondazione. Se apparteniamo al passato, beh, il nostro è un glorioso, degno passato. Ma vorrei appunto chiedermi, primo, mi sarebbe piaciuto davvero sapere se queste cose, queste remore morali che sono uscite questa sera, il consigliere De Noia le avrebbe tirate fuori nel caso non ci fosse stata la revoca delle deleghe all'assessore di riferimento. Perché perdonatemi, io sulla moralità sono abituato a non scendere a patti. Se per conservare un posto in giunta evidentemente vi siete bevuti problemi morali, beh, io insomma, io non frequento i confessori perché sono un materialista, però andrei in qualche parrocchia da qualche amico per farmi confessare, ok? Però c'è una contraddizione palese, lampante, scusatemi. Dopodiché vi propongo un giochino, ok? Se il presidente mi consente. È un giochino, guardate, interessante, no? L'altra sera abbiamo avuto la fortuna di sentire il professor Pasquino e l'altro giorno citava il suo dizionario di politica scritto con Norberto Bobbio e l'altro giorno, appunto, in previsione di quello che sarebbe accaduto questa sera, perché insomma siamo tutti adulti e vaccinati, ho consultato il terzo tomo, vi do un indizio, no, di questo dizionario della politica. Non dico la voce, il lemma, lo lascio indovinare a voi. Okay? Gli storici fanno risalire le origini del termine, che non cito, okay, a un discorso elettorale pronunciato nell'ottobre del 1876 da Agostino De Pretis, già capo riconosciuto del partito della sinistra, la sinistra storica, non spaventatevi, è quella liberale, okay? Quindi i socialisti non ancora facevano paura, okay? Già capo riconosciuto, dicevo, del partito della sinistra e da poco pervenuto alla presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di quella che venne allora salutata come la rivoluzione parlamentare, ovvero la sostituzione alla guida del paese della sinistra alla destra storica, che aveva governato dall'unificazione in avanti. Nel testo del suo discorso De Pretis era venuto auspicando una seconda trasformazione, queste sono le sue parole, no, testuali, una unificazione delle parti liberali della Camera, le cui ragioni risiedono nell'esigenza di trovare gli strumenti politici idonei a fornire una risposta sia al vasto complesso dei problemi lasciati insoluti all'epoca dalla destra storica, sia alle nuove sfide provenienti dalla società, in quegli anni già in tumultuosa trasformazione. Più immediatamente lo scopo di De Pretis era quello di rassicurare l'opinione pubblica moderata e di allargare, no, i consensi intorno a un esperimento politico che nutriva ambizioni riformatrici, mediante un allargamento della maggioranza parlamentare che assicurasse al governo la collaborazione più ampia possibile della classe politica, idealizzando già allora il modello bipartitico. Spero che i più accorti tra di voi abbiano capito a quale voce del dizionario di politica di Bobbio Pasquino faccio riferimento.
evento, ovvero al trasformismo. È stato ricordato in quest'aula, sostanzialmente, ci si è, no? Almeno ci si appella, tra le cose, anche pubblicamente, alla costruzione di nuovi orizzonti politici, no? Nuove coalizioni capaci di affrontare, appunto, no? Le sfide della società così complessa, le stesse cose più o meno mi dicono riferite anche all'attualità se stese, appunto, e poi non si fa altro che tranquillamente, appunto, indossare casacche diverse. Ma ripeto, forse questo è il problema, è un vizio italico che ci portiamo dal 1867, non mi scandalizzerebbe più di tanto. Molto più problematiche, torno a dire, sono le affermazioni fatte all'inizio dell'intervento del consigliere, no? Perché parole come, no, inquinata contiguità, secondo me sono parole che pesano come dei macigni. D'altro canto però non ci si può stupire, adesso io non voglio difendere l'operato, no, del sindaco, okay? Che è libero, secondo la legge, di nominare la composizione della sua giunta. Però, ripeto, non ci si può appunto stupire se poi all'improvviso, dopo un costante stillicidio di comunicati che affossano l'operato di questa giunta, fondamentalmente un sindaco di qualsiasi colore politico non si lascia macerare così per 7, 8, 10 mesi esponendosi ad attacchi costanti. Ripeto, io non so se noi che siamo appunto definiti parrucconi e vecchi, con l'attuale maggioranza abbiamo chiarito 4 punti di priorità che per noi erano, consigliere De Noia, lei può fare tutti i gesti che vuole, io ho sopportato però e anche in silenzio le sue esternazioni, ok? No, la prego. Sì, no, va bene, faccia. Però ripeto, noi abbiamo chiarito 4 priorità rispetto alle quali, in assoluta trasparenza, so che questo poi le dà fastidio, ma noi nei tavoli appunto di discussione politica apertamente, e tutte le forze politiche di questa maggioranza e tutti gli assessori lo sanno, noi abbiamo posto 4 nostre priorità, ok? Rispetto alle quali chiedevamo un impegno della Giunta. E rispetto alle quali noi eravamo disposti a staccare la spina immediatamente, ok? Allora, se appunto attaccate una forza come la Federazione della Sinistra e Rifondazione dicendo votano contro, ma noi abbiamo fatto tutto in assoluta trasparenza, tutto in assoluta trasparenza, tutti i voti contrari che abbiamo espresso, ok, sono stati motivati, perché questo è il modo di ragionare, no? Dentro una maggioranza. Guardi, pur essendo di Rifondazione Comunista, non ho il mito della Corea del Nord, glielo assicuro, ok? Quindi una maggioranza ha la capacità anche di affrontare dialetticamente posizioni differenti. Basta che il tutto venga fatto alla luce del sole, ok? Palesando quali sono i punti di ricaduta. Noi questo l'abbiamo fatto costantemente e questo non può essere negato, ok? E sfido chiunque a dire che appunto noi abbiamo esercitato un voto contrario se non appunto palesando i motivi e anticipando i motivi di quel voto contrario. Questo per noi è stare in una maggioranza, magari anche divergendo su alcuni punti, okay? Perché una maggioranza non è sempre monolitica, non lo può essere su tutto, se no militeremmo tutti nelle stesse forze politiche, okay? Non è così, ben venga, la pluralità è un dono, e dobbiamo tutti ringraziare appunto di questa possibilità. Però questo è il modo di stare in una maggioranza. E se quelle perplessità, ripeto, di tipo morale, di quelle remore morali che lei ha palesato questa sera in modo così chiaro, consigliere De Noia, voi come forza politica le avevate, mi domando perché diamine siete stati 4 anni e passa in questa maggioranza. Mi scusi, Presidente. Grazie al consigliere Feltrin. Se non ci sono interventi, volevo fare una precisazione in merito all'interrogazione che era stata presentata dal consigliere Vino. Sì. In merito alla, no, una precisazione proprio per correttezza istituzionale. Il 26 settembre il consigliere Paolo Vino aveva presentato una interrogazione con motivazione di urgenza indirizzata al sindaco riguardando lo stato di salute della sua maggioranza politica. Il regolamento del Consiglio Comunale attribuisce
all'ufficio di presidenza di decidere circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni, interrogazioni o interpellanze, e non al sindaco, come è stato erroneamente riportato da alcuni giornali quotidiani. Infatti l'ufficio di presidenza, dopo aver esaminato tale richiesta, ritenne che non ci fosse nessuna urgenza che imponesse la discussione. Quindi questa è Presidente, non ho dubbi, l'avete fatta su Facebook la discussione. Voi, no, era stata attribuita al sindaco. Io ci tengo a precisare che è stato l'ufficio di presidenza il motivo. È competente. Sì, lei può dirmi quello che vuole, la ringrazio per la precisazione. Resta il fatto che è un dato di fatto che la discussione è andata avanti su Facebook e non in quest'Aula. Quindi la presidenza, che fa politica, non ha ritenuto opportuno discutere di politica in quest'Aula. Grazie, adesso lascio la parola al sindaco. Prego. Grazie a lei. No, c'è il consigliere Torraco, prego, come gruppo del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Ma io questa sera intervengo un po' per così. Devo anche dire che sono amareggiato, diciamo, per quello che è accaduto, nel senso che immaginavo si potesse concludere questa consigliatura così come era iniziata, con i presupposti di quando era iniziata, con il programma di quando era iniziata, con quanto in accordo con tutte le forze politiche che componevano la maggioranza. Io ho assistito a tutto il processo degli amici di democratici, ho trovato nell'iter di percorso comune una, secondo il punto di vista, una incoerenza rispetto a quanto poi è stato gestito con questa maggioranza. Nel percorso più volte si è manifestato una richieste di argomenti da inserire nel programma, non ultimo circa sei mesi fa c'è stata una maggioranza dove insieme a tutta la coalizione ci eravamo presi degli incarichi, ci eravamo presi degli impegni che nel percorso il sindaco e la giunta, secondo il mio punto di vista, ha mantenuto. Non capisco cosa sia accaduto di diverso che rispetto agli impegni. Io trovo in tutto quanto quello che è avvenuto un grosso pretesto. Un pretesto per, così, solo per dire che le cose non vanno, ma senza una giusta motivazione. Perché poi alla fine, di giusta causa in tutto quello che è avvenuto, non c'è nulla. Tranne quello che lei ha detto, che se ne assume la responsabilità rispetto a quello che ha detto, nel senso che secondo il punto di vista, come diceva anche il collega Feltrin, è grave in quest'Aula pronunciare un discorso di questo tipo. Io ovviamente respingo e spero che lei se ne ravveda rispetto a quanto appunto in quest'Aula manifestato. Io invece volevo portare il ragionamento sul lavoro che è stato svolto da un assessore che secondo il punto di vista ha lavorato bene. Io in quest'Aula ringrazio Mauro, non l'ha fatto ancora nessuno, lo faccio io, nel senso che Mauro all'interno della giunta, secondo il punto di vista, ha dato il suo contributo così come lo hanno dato gli altri assessori. Io ritengo invece che come forza politica non siete stati, secondo il mio punto di vista, in grado di promuovere quello che è la vostra piattaforma, i vostri intenti, se non quello il pretesto di trovare a tutti i costi qualcosa che non andava. Sembra quasi andare a scavare in tutti i ragionamenti fatti qualcosa che non andava, in modo tale da andare a incolpare qualcuno o qualche comunque il sindaco piuttosto che la giunta, addirittura sul passato. Il percorso l'abbiamo fatto insieme, cioè voglio dire, molte cose che
che sono state votate in quest'Aula, le abbiamo votate insieme, l'abbiamo condivise. Non capisco il motivo reale se non quello di dire io voglio, per motivi che non nessuno ha ancora capito, ribadisco, fare quello che si smarca da questa maggioranza. È ovvio che il sindaco non ha potuto fare altrimenti rispetto a quello che è stato anche il manifestarsi sui social network, piuttosto che sui giornali locali, piuttosto che quello che avveniva non in quest'Aula, perché poi, e guarda caso, in quest'Aula e nelle maggioranze avveniva il contrario di quello che veniva fuori. Cioè, quello che a me stupisce è questa incoerenza rispetto a quello che avveniva in quest'Aula, quello che avveniva in maggioranza, con quello che avveniva nei social network. Ma io ribadisco, qui in quest'Aula avete votato quello che giustamente, perché ne facevate parte della maggioranza, e come tale avete votato tutto quanto quello che è questa, ecco, infatti voi sì, non sto dicendo il contrario, stiamo dicendo la stessa cosa, consigliere Di Noia, però mi stupisce che poi sui social network, sui giornali locali, al giornalista di turno, alla giornalaia di turno, invece è stato riferito cose diverse. Le cose diverse devono essere dette, devono essere in qualche modo manifestate, secondo il mio punto di vista, per una persona che è coerente e nelle sedi opportune. Quindi lo si fa in maggioranza, lo si fa in consiglio comunale, non lo si fa su Facebook. Quindi Facebook oggi, consigliere De Noia, per cortesia, è diventato la politica per eccellenza locale. Chiaro, leggevo da qualche parte che poi non si vendono più giornali. C'è Facebook, oggi scrivi su Facebook, una mattina si alza, e poi non capisco, c'è tanta di quella gente che veramente a me stupisce questa storia qui. Ma dico, scusate te, ma dalla mattina alla sera che fa? Cioè, voglio dire, ma lavora sta gente che sta su Facebook la mattina alla sera a scriversi sempre queste cose qui? I datori di lavoro li vedono questi qui che scrivono dalla mattina alla sera? Io non lo so, comunque sia, non interessa questo, saranno problemi dei datori di lavoro. Comunque resta il fatto che, per quanto mi possa constatare, io rimango amareggiato di questa vostra scelta, la ritengo incoerente rispetto a... No, la vostra scelta è di mettersi fuori, vi siete messi fuori. Cortesia. Con le continue dichiarazioni fatte sul... È arrivato il Papa... Ecco, comunque... Concludo... Consigliere Caponi, per cortesia, vada avanti con il consigliere Turacco, prego. Concludo, ovviamente, dicendo che cosa? Che il PD non può non essere a fianco del sindaco e della decisione che ha manifestato il sindaco. Grazie. Grazie al consigliere Torrago, ha chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. E buona serata a tutte e a tutti. No, dunque, io vorrei partire da alcune frasi dette dal consigliere De Noia, che oltre che essere consigliere in questa stanza, mi permetto di dire che è anche il mio amico fuori da questa stanza. E quindi, secondo me, questa sera non ha detto delle cose fuori luogo, ma è ceduto nella foga politica, mi spiego meglio. Nel senso che quello che ha detto è sicuramente pesante, è assolutamente non condivisibile da parte nostra, ma secondo me è stato detto forse più da una foga politica che da un senso diciamo di, come dire, pensato il giorno prima. È stato molto lanciato e gli sono uscite delle parole che forse non correttamente sono state dette. Quindi in questo caso, se mi permettete, cerco non di difendere, perché non va difeso nessuno in questo caso, però di giustificare certe affermazioni che politicamente sono molto pesanti e che a mio parere non sono di Eros De Noia come persona, ma sono state dette con una foga politica e che mi auguro lì siano state dette e lì vengano dimenticate, perché sono veramente pesanti e veramente, come dire, discutibili. Parlavo quindi della parola inquinata contiguità o di mala politica o di malaffare, come è stato detto anche nei giorni passati.
È lecito che un gruppo consigliare arrivato alla fine di un mandato, faccia o crei tensione all'interno di una maggioranza? Sì, probabilmente è lecito. È corretto? Il mio punto di vista è no, nel senso che si cerca di, tra virgolette, cercare di capire, di smussare certe attenzioni e certi attriti all'interno di una maggioranza. Evidentemente così, probabilmente per qualcuno non è stato, ed è uscito questo bailame che non trovo assolutamente corretto, soprattutto in questa fase politica, che è molto molto delicata. Siamo stati tirati in ballo anche noi come SEL, non stasera ma magari in passato, diciamo sfiorati questa sera. Noi è vero, ci siamo astenuti su certe delibere, dicendo in maggioranza che l'avremmo fatto. Abbiamo votato contro su altre delibere, abbiamo detto in maggioranza che l'avremmo fatto. Ma ci siamo astenuti su certe delibere, abbiamo votato contro su certe delibere perché non erano nel mandato del sindaco. Okay? Quindi ci siamo permessi di avere votato contro, di esserci astenuti in un qualcosa che non era un percorso condiviso, okay? Ma condiviso a inizio mandato. Tutto il resto non ci siamo mai permessi di farlo, mai ci siamo alzati a chiedere verifiche in quest'Aula quando un gruppo consigliare ha votato diversamente rispetto al resto della maggioranza. Perché qualcuno in questa maggioranza, in questo gruppo, in questo consiglio comunale, ha votato contro delibere di bilancio, dove si parlava di rifiuti, parlo di Tari quindi, ma nessuno si è mai azzardato a chiedere verifiche in maggioranza, come è anche giusto che sia secondo me, perché poi vengono successivamente dipanati questi nodi e tutt'altro. Ripeto, è lecito perché secondo me alla fine l'inghippo sostanzialmente tra ciò che è lecito e ciò che è etico, che a me preme molto. È lecito che un gruppo consigliare cambi tre volte il proprio nome? È lecito che un gruppo consigliare cambi fisionomia strada facendo? È tutto lecito, è tutto corretto, ma per quanto ci riguarda questo è poco etico. E per noi l'etica molte volte sorpassa ciò che è lecito, perché l'etica è molto importante quando si amministrano cose che non sono nostre. Quindi trovo poco etico un certo tipo di percorso, trovo poco etico un certo modo di fare, di sparare un po' nel mucchio, e secondo me trovo anche poco corretto forse, uscire in questo momento da una maggioranza che è sicuramente molto propositiva e che ha molte tensioni al suo interno, perché i discorsi sono diversi e ognuno ha le proprie sensibilità, in questo momento in cui mancano 6 o 7 mesi al voto. Secondo me può anche essere visto, e qui dico l'etico dal lecito, forse più come un opportunismo elettorale, che forse più come una visione di insieme di città. E se fosse così è veramente poco etico e è assai brutto. Grazie al consigliere Nossa. Se non ci sono altri interventi lascio la parola al sindaco. Prego. Grazie Presidente. Beh, dividerò il mio brevissimo intervento in due parti, anche perché poi anch'io mi riserverò di riascoltare con grande attenzione, ponderando tutte le parole dette dal consigliere De Noia, la cui gravità ovviamente, come tutti i consiglieri, l'ho notata, e del quale ovviamente poi darò una risposta pubblica e ne chiederò anche conto ovviamente. In due punti, perché innanzitutto mi permetta consigliere Caponi, capisco che siamo in una lunga fase preelettorale, che si debba usare ogni palcoscenico per tentare di sminuire la discussione, ma dire adesso, dato una brutta scena perché abbiamo presente il pubblico 4 mesi, una delibera che sta aspettando, mi scusi, l'ha aperto lei il dibattito, almeno si assuma la responsabilità di apertura di questo dibattito. Non è che puoi aprire un dibattito e pretendere che gli altri consiglieri facciano quello che lei vuole, mi scusi. Per di più, qui sì, mi sento colpita personalmente, ma non offesa, colpita perché sono stata io la prima a ringraziare personalmente, non soltanto pubblicamente, ovviamente, l'assessore Bernardi per il lavoro svolto, non solo, ma già molto prima della
comunicazione della revoca delle deleghe, lo avevo chiamato nel mio ufficio per capire se questa estremizzazione del dibattito politico fatto appunto ormai soltanto su Facebook corrispondesse anche a un suo pensiero, perché è chiaro che nel rapporto di collaborazione che c'è tra sindaco e assessore c'è anche un rapporto fiduciario. E quello che mi ha portato poi definitivamente a questa decisione è stato proprio il suo affermare che si riconosceva pienamente in quella che per me è stata l'affermazione, come dire, che nei confronti della franchezza che deve contraddistinguere il rapporto tra sindaco e cittadini non era più accettabile politicamente. Quindi mescolare e mischiare le questioni personali anche di dolore di una persona con quelle politiche in un'aula come questo, come questa, ripeto, io la conosco da tempo e so che lei è molto abile di fare queste cose anche in altri contesti, lo ritrovo comunque sempre molto sgradevole. Allora, se io leggessi a mia mamma questa dichiarazione e gli chiedessi, ma secondo te con queste persone una città deve continuare a lavorare oppure no? Non so che cosa risponderebbe, però credo proprio direbbe di no. La coalizione di centrosinistra sarà depurata dalla presenza ingombrante dell'Associazione dei Democratici per il Cambiamento, che ha annunciato da mesi di scegliere altre vie per il 2017, perché è incompatibile con i sistemi della sinergia. Allora, tutto ciò mi fa pensare che lo stare in una maggioranza, in una giunta, aveva molto di tattico nella politica. Un atteggiamento tattico che io appunto non condivido, perché credo che ci debba essere una chiara trasparenza nel modo in cui ci si pone nei confronti dei propri elettori. E non riesco a capire ancora oggi qual è stato il percorso che da partito politico ha portato una forza che è stata, che ha sostenuto la mia elezione, che ricordo nasce come Italia dei Valori, e mi ha chiesto dopo un anno circa di sfiduciare il vice sindaco uscente Zucchi perché non li rappresentava più, quindi senza però una motivazione politica cittadina che convincesse, passando poi attraverso appunto un passaggio civico e un ulteriore passaggio civico e poi rimanendo come coscienza critica, bah, insomma di critico io non ho visto mica molto nelle vostre proposte. Ho visto l'atteggiamento sempre corretto in consiglio comunale, la critica veniva esercitata al limite anche dell'offesa, ma non personale, cioè sono abituata a ben altro, esercitata però in altri luoghi. Ecco, questa tattica politica a me non piace, credo che anche ormai anche i cittadini da tempo ce lo stanno dicendo, che non è il modo con cui ci si può approcciare. Anche in questo caso credo di aver dato un segnale di chiarezza. È un po', permettetemi la battuta, che la verità a volte può essere anche rivoluzionaria, e che a tenere il piede, come è stato fatto in questi mesi in troppe scarpe, si rischia di cadere qualche volta e anche di cadere nel ridicolo, come è avvenuto in alcune affermazioni che sono state fatte, e cioè come quando vi siete presentati in questi ultimi giorni come vittime di un'operazione staliniana. Ecco, lasciamo il ridicolo fuori da quest'aula, per cortesia, grazie. Sindaco, andiamo avanti con la prima delibera, regolamento comunale per la consultazione dei cittadini e referendum, modifiche. La parola alla consigliera Antonioli come... Mi scusi. Per cortesia, lei stia lì tranquilla, ascolti il Consiglio Comunale, altrimenti la devo invitare ad abbandonare l'aula. Scusi, potete generalizzare il signore per eventuali ulteriori provvedimenti, grazie. Chi è che fa la relazione? Mi scusi. Allora andiamo avanti con la delibera, quindi diamo la parola alla consigliera Teormino come relatrice di commissione. Prego. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Prima della relazione però mi sembra utile ricordare questa cosa, il signore
secondo me in un attimo di, così, di agitazione ha compiuto questo atto, invece a mio avviso va ringraziato, perché adesso un attimo di nervosismo può succedere a tutti, quindi per carità, però devo dire che è un po' il portavoce insieme a tanti altri di quelle persone che si sono impegnate, che hanno dato comunque un loro contributo alla Commissione affinché fosse stilato il, appunto questo regolamento che si chiamerà, se verrà approvato, della partecipazione e non più della consultazione, e quindi molte indicazioni, molte idee sono state anche da loro suggerite. Tra l'altro devo dire, sono persone con le quali ho avuto anche il piacere di interloquire in più di un'occasione, e si tratta di cittadini molto preparati e anche molto appassionati alla materia. Quindi il regolamento... Ma mi scusi un attimino, se per cortesia voglio anche capire cosa che... sti volantini, di cosa si tratta, visto che stanno facendo i giri tutti i consiglieri. Un attimo. Prego, consigliere. Sì. Prego, andiamo avanti. Allora, grazie. Al netto poi anche di questo volantino, di cui io non conosco il contenuto e francamente non mi sembra oggetto di discussione questa sera, ecco, al di là di tutto mi sembra giusto riconoscere questo contributo, anche se la Commissione, e mi sembra giusto dirlo all'inizio, non ha tenuto conto di tutti i suggerimenti provenienti da queste persone. Questo non significa, a mio avviso, che non siano stati contributi assolutamente utili e, come dire, utili al lavoro appunto della Commissione, che si è riunita molte volte, partendo da un testo, e lo ricordo, depositato dal Sindaco, sul quale si è lavorato e sul quale si è trovato pressoché integralmente un accordo tra tutte le forze politiche che hanno partecipato alle numerose commissioni consiliari che ci sono state. Quindi questa è un po' la premessa. L'altra premessa è questa: io vado a elencare i punti principali sui quali si è concentrata la discussione, perché sennò siamo qua una settimana se dobbiamo fare la cronaca di tutte le riunioni che ci sono state. E non mi soffermerò sulle modifiche che sono state introdotte per aggiornamenti di carattere normativo, errori di trascrizione o correzioni che sono conseguenti ad una norma approvata in precedenza e che quindi poi a cascata ha richiesto l'aggiornamento delle norme successive. Chiedo scusa in partenza se si tratterà di una relazione un po' lunga, e vi chiedo anche, se eventualmente c'è qualche imprecisione, ovviamente di precisarla e di farlo, perché è stato veramente un lavoro lungo, sembrava un po' la tela di Penelope, però alla fine insomma siamo arrivati ad una conclusione. Allora, la prima cosa che cambia è il titolo di questo regolamento, che non si chiamerà più, come ho detto prima, regolamento per la consultazione dei cittadini, ma sarà il regolamento per la partecipazione dei cittadini, e su questo l'accordo, come dire, è stato unanime. Per quello che riguarda invece l'articolo 2, viene abrogato il comma 3, che parlava dei tre istituti della partecipazione dei cittadini, ma ne parlava in maniera molto sintetica. I tre istituti erano l'istruttoria civica partecipata, il question time e il bilancio partecipativo. Questi tre istituti vengono regolamentati e vengono riformulati in maniera più estesa e più chiara negli articoli che vanno dal 25 al 33, che vengono posti alla fine del regolamento e che quindi illustreremo in seguito. Per quello che riguarda poi il comma 4, sempre dell'articolo 2 del regolamento, regolerà l'articolo 18 dello statuto al comma 6, dove viene istituita la giornata della partecipazione cittadina, che secondo lo statuto consente ai cittadini di presentare in consiglio comunale osservazioni, progetti, idee, non solo a singoli cittadini ma anche a cittadini associati,
Al fine poi che questo sia reso possibile, gli stessi cittadini devono essere avvisati 60 giorni prima, mezzo stampa o attraverso il portale o da altri strumenti tecnologici. In base a questo articolo dello Statuto viene così modificato il comma 4, che stabilisce la giornata della partecipazione cittadina, di norma l'ultimo lunedì del mese di ottobre. Verranno poi individuati gli uffici comunali che ne cureranno l'organizzazione e garantiranno adeguate forme di pubblicità attraverso il portale comunale. Che cosa faranno i cittadini all'interno di questa giornata della partecipazione? Potranno esprimere la propria preferenza e votare il progetto che ritengono più interessante e meritevole di essere finanziato dal Comune di Sesto San Giovanni, quindi c'è un aggancio già al bilancio partecipativo che viene poi spiegato più avanti. Potranno anche visionare, qualora ci fossero, i testi dei quesiti referendari sottoposti al Consiglio Comunale, quindi diventa una giornata dove si potranno fare più cose. Per quello che riguarda invece gli articoli 4 e 5, vengono abrogati nel nuovo regolamento e sostituiti dagli articoli 4 bis e 5 bis. La logica sottesa è quella di meglio specificare la modalità con cui verranno indette le assemblee cittadine, chi le convoca, quando e come garantirne la comunicazione. Nell'articolo 4 bis, cioè questo articolo, regolamenta le assemblee cittadine indette dal sindaco o su proposta del Consiglio Comunale. Quello seguente, ossia il 5 bis, regola invece le assemblee promosse da gruppi di cittadini. Veniamo al primo, al 4 bis, quindi quelle assemblee che vengono indette su proposta del sindaco o del Consiglio Comunale. Al comma 2 si precisano le modalità e i tempi della comunicazione. L'avviso dovrà essere pubblicato sul portale almeno 5 giorni prima dell'assemblea, un solo giorno prima invece in caso di materia urgente. Al comma 3 si prevede l'invito all'assemblea per il presidente della commissione consiliare competente, cosa che prima non c'era, e per i dirigenti dei settori interessati. Si precisa inoltre, e siamo al comma 4, che è il sindaco che presiede l'assemblea e consente a tutti la piena partecipazione e la possibilità di espressione e di intervento secondo l'ordine dei lavori concordato e approvato dall'assemblea. Infine ci sono il comma 6 e il 7. Al comma 6 si prevede la stesura di un documento finale che riassume quanto indicato dall'assemblea e che poi verrà trasmesso a tutti i soggetti interessati. L'ultimo comma invece specifica che il sindaco dovrà inserire il documento finale all'interno dell'ordine del giorno della prima giunta utile, se l'assemblea è convocata dal sindaco, del primo consiglio comunale utile, se invece l'assemblea è richiesta dal consiglio comunale. Passiamo all'articolo successivo, quello che ha sostituito l'articolo 5, che si chiama articolo 5 bis, che regola le assemblee promosse dai gruppi dei cittadini, non dal sindaco o dal consiglio comunale come era in precedenza. Al comma 1 si afferma la possibilità per i cittadini o gruppi di cittadini o associazioni di organizzare assemblee pubbliche in linea con quanto viene detto dall'articolo 17 della Costituzione, che non sto a leggere, però che consente assemblee pubbliche in luogo pubblico, eccetera, eccetera, così pure come viene previsto dallo Statuto del Comune all'articolo 14, comma 1 e 2, dove il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, quali strumenti essenziali per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti, della cittadinanza, eccetera. Così pure, come al comma 2, viene istituito l'albo delle associazioni, che è un altro modo con cui nello statuto si vuole attivare la partecipazione dei cittadini. Come accadeva per l'assemblea precedente, i promotori invitano il sindaco con almeno 5 giorni di anticipo, e oltre il sindaco anche una rappresentanza del Consiglio. Inoltre devono precisare l'argomento e il luogo dove l'assemblea verrà tenuta. I promotori possono chiedere al sindaco la concessione del locale dove fare l'assemblea e il sindaco deve rispondere entro 3 giorni, e questi sono i comma 2 e 3. Al 4 invece si indica che l'assemblea deve essere presieduta da un rappresentante dei cittadini promotori, il quale viene nominato dall'assemblea prima che i lavori comincino.
Come succedeva per l'assemblea precedente, viene previsto anche in questo caso un documento finale di sintesi che viene recapitato al sindaco, che lo trasmetterà poi ai dirigenti competenti in materia e inserirà il documento finale all'interno dell'ordine del giorno della prima giunta utile, non del Consiglio ma della Commissione competente in questo caso. L'articolo 7 parla invece della consultazione dei cittadini attraverso i questionari, un altro strumento che viene indicato anche se c'era nel regolamento vecchio, diciamo così. Al comma 3 si dice che nelle operazioni utili all'utilizzo di questo strumento si utilizzerà di norma il personale comunale. Su questo tema si è discusso non poco. Si è poi deciso di lasciare il termine di norma con questo intento, nel senso laddove è possibile si usa il personale comunale, questo ovviamente per un problema economico. Laddove non fosse possibile, è possibile ricorrere al personale esterno proprio per non venir meno il fatto di poter utilizzare questo strumento. L'articolo 9 è un articolo importante, viene indicato in osservanza all'articolo 20 dello Statuto Comunale e vengono riconosciuti come istituti di partecipazione, oltre al referendum consultivo che era già presente, anche quello propositivo e abrogativo, quindi si amplia la, come dire, la possibilità di utilizzare diverse tipologie di referendum. Tuttavia però questi tre referendum, due nuovi, di nuovo inserimento e quello che già c'era, potranno avere per oggetto materie di competenza locale ad eccezione di quelle escluse nello stesso statuto. L'articolo 9 bis invece si occupa del comitato dei garanti, cioè di quelli che dovranno poi decidere se un referendum è valido oppure no. Viene modificato e vengono specificati meglio i criteri di esclusione dal comitato di questi garanti, i quali non dovranno, questa è la novità aggiunta, oltre le altre cose che erano già scritte, ricoprire ruoli politici attivi o incarichi elettivi riferiti al comune di Sesto San Giovanni. Si aggiunge poi in fondo, gli altri ve li risparmio perché erano già nel regolamento vecchio, che gli uffici si occuperanno di controllare le dichiarazioni dei candidati al ruolo di garanti prima di sottoporre i nomi al Consiglio Comunale, quindi verrà fatta una verifica precedente. Non solo, al comma 2 si precisa che questi garanti, la cui carica è triennale, riceveranno un rimborso sotto forma di gettone di presenza che verrà quantificato dalla Giunta, non un rimborso spese annuale, quindi viene cambiata la modalità di rimborso spese. Il comma 3 invece risolve il caso di una eventuale decadenza dal ruolo di garante dopo l'elezione. In tal caso, entro 90 giorni, si dice, il Consiglio Comunale provvederà alla nuova nomina dopo aver però indetto un nuovo bando. Quindi viene esclusa la possibilità di ricorrere alla graduatoria in sostanza, ma si andrà di nuovo a bando poiché si è verificato che i tempi sono i medesimi e si rischiava poi che la graduatoria, cioè che le persone che avevano dato la disponibilità tempo prima non lo fossero poi nel momento in cui magari potevano essere richiamate. L'articolo 10 parla della iniziativa referendaria. Qui è stata inserita una frase al comma 1 dove dice, anche questo è un elemento di novità, il Comune garantisce la copertura economica della consultazione referendaria secondo i propri strumenti di bilancio. La motivazione dell'inserimento di questa specifica è quella di assicurare la presenza in bilancio delle risorse economiche necessarie per sostenere poi le spese di una consultazione referendaria. Allora, al comma 2 si ribadisce invece che ci può essere una sola consultazione referendaria in un anno, tuttavia però vengono aumentati i quesiti. Prima erano 3, adesso diventano 5. Questi quesiti verranno accolti secondo l'ordine di presentazione, cioè significa che il sesto non è dato, ci si ferma ai primi 5. Verranno, si potranno presentare nell'anno successivo. Al comma 3 si stabilisce che i referendum vengono effettuati nella giornata di domenica e preferibilmente, laddove è possibile, in concomitanza con altre consultazioni elettorali, seguendo ovviamente la disciplina e l'organizzazione delle stesse. Anche in questo caso è una motivazione di risparmio per cui è stata inserita questa modifica. L'articolo 11 parla invece dei referendum promossi dai cittadini. Viene abbassato il numero delle firme al comma 1, il numero delle firme dei cittadini aventi diritto al voto.
voto necessario per promuovere un referendum. Da 50 le firme scendono a 20. Nel comma 4 invece la questione da risolvere era la possibilità da parte del comitato dei promotori di interloquire con il comitato dei garanti durante le riunioni decisionali, dove appunto un quesito poteva essere definito ammissibile o non ammissibile. La questione è stata risolta con la possibilità che vi sia un'audizione, il che significa, vi leggo la frase che è molto chiara, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del comitato dei promotori. Prima dell'assunzione della decisione sull'ammissibilità o meno dei quesiti referendari, il comitato dei garanti può domandare chiarimenti al comitato dei promotori del referendum o sentirli a loro richiesta. Quindi il rapporto è stato modificato nel senso che è biunivoco. Al comma 7 viene chiarito che il quesito referendario deve, ma lo era anche poi nello statuto, deve essere formulato in modo chiaro e inequivocabile, un quesito al quale il cittadino possa rispondere sì o no in maniera molto chiara. Viene anche specificato che i moduli sui quali verranno poste le firme di presentazione dei referendum saranno vidimati dalla segreteria comunale, che vi apporrà su ogni foglio il bollo del comune e la data. L'articolo 12 riguarda il quorum del referendum. Al comma 3 si recepisce quanto affermato dall'articolo 20, 4 ter dello statuto, che dice: la consultazione referendaria consultiva, propositiva o abrogativa è valida se ad essa prendono parte elettrici o elettori in numero superiore al 20% degli aventi diritto di voto. Prima la percentuale era 50, quindi da 50 si scende a 20, come nel caso delle firme di cui si parlava prima. Nel comma 4 si specifica che gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali presso cui sono iscritti per le elezioni del Consiglio Comunale, con deliberazione della Giunta, però i sentiti promotori del referendum e i gruppi consiliari possono provvedere ad unificare le sezioni di voto, questo sempre per un motivo di risparmio. Articolo 13 parla delle indizioni dei referendum. Al primo comma si dice che il referendum non verrà convocato nei mesi di luglio, agosto e dicembre, salvo diversamente previsto da concomitanti consultazioni elettorali sovracomunali. Al comma 3 si specifica che una copia del provvedimento dell'indizione dei referendum verrà inviata anche al comitato dei garanti. L'articolo 16 parla invece dei documenti per l'esercizio del diritto di voto e dice che in caso di smarrimento ne verrà fatta una copia, mentre la cosa interessante riguarda i sedicenni, che sono ovviamente ammessi alla votazione dei referendum, e i nominativi verranno estratti dall'anagrafe della popolazione residente e ne verrà data comunicazione a ciascuno di loro affinché possano esercitare questo diritto. Cambia anche l'orario delle operazioni di voto e lo indica, cioè viene specificato nell'articolo 18 al comma 7, che si prolunga dalle ore 20 alle 22, salvo però se ci sia un diverso orario collegato ad un'altra consultazione concomitante. Anche in questo caso il motivo è il risparmio, mi sembra evidente. L'articolo 22 invece riguarda i provvedimenti del Consiglio Comunale e si dice: il sindaco iscrive l'esito del referendum svolto all'ordine del Consiglio Comunale da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati. Il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni in coerenza con l'oggetto e con l'esito della consultazione per l'attuazione del risultato del referendum. E mi sembra che il foglio che abbiamo ricevuto riguardi proprio questo punto, no? Che viene rafforzato, se mi sembra di aver capito. Nell'articolo 23 invece si parla delle informazioni che il Comune è tenuto a dare ai cittadini in merito a questi istituti di partecipazione, che vanno date attraverso il portale ed altre forme previste dalla normativa. Nei diversi incontri si è chiesto di abolire i manifesti e tutte le pubblicazioni cartacee, anche in questo caso per poter risparmiare delle risorse. Mentre per quello che riguarda i tempi, le decisioni del Consiglio, in merito appunto ai referendum, verranno rese
note entro 10 giorni dall'adozione anche al rappresentante del Comitato dei Garanti. E adesso veniamo agli articoli dal 25 al 33, quelli che vi avevo anticipato all'inizio e che vanno a sostituire quei commi abrogati nel, se non sbaglio, all'articolo 2. In particolare questi articoli specificano meglio, come ho già detto prima, 3 istituti di partecipazione: l'istruttoria civica partecipata, il question time e il bilancio partecipativo. L'istruttoria civica partecipata riguarda gli articoli 25 e 26. Nell'articolo 25 viene ribadita la finalità dell'istruzione, dell'istruttoria partecipata e coloro che sono autorizzati a promuoverla, ribadendo quanto viene già detto nell'articolo 22 dello Statuto. E dice la seguente cosa: su temi particolarmente rilevanti che riguardano la vita della comunità locale, le scelte dell'indirizzo amministrativo, può essere promossa un'istruttoria pubblica per iniziativa del sindaco, per la maggioranza del consiglio comunale, oppure attraverso la sottoscrizione della richiesta da almeno 400 cittadini o cittadine che abbiano compiuto 16 anni di età, oppure su proposta di un terzo dei consiglieri. L'istruttoria si svolge con apposite riunioni nella commissione consigliare preposta per materia, può prevedere audizioni di esperti o di esperte e si conclude con uno o più documenti e o proposte di deliberazione che vengono poi esaminate dal Consiglio Comunale entro i 60 giorni seguenti. Nel comma 3 e 4 si specificano cose, se mi permettete, un po' burocratiche, cioè che la raccolta delle firme deve avvenire su carta libera, bidimata dal segretario comunale, eccetera, eccetera, che queste firme devono essere raccolte alla presenza di un funzionario delegato dal sindaco, da un assessore, dal presidente del consiglio, da un consigliere comunale che si dichiari disponibile ad assumere questo ruolo. Al comma 5 si dà un compito ben preciso alla segreteria generale del comune, che dovrà verificare che tutte le firme siano regolari e in numero sufficienti per poi spedire il fascicolo al presidente del consiglio comunale, che convoca la conferenza dei capogruppi insieme ai quali individua la commissione competente, il cui presidente dovrà poi organizzare le sedute per discutere la tematica in oggetto, quindi la tematica dell'istruttoria. Per quello che riguarda la pubblicità di questo istituto, se ne parla all'articolo 26 al comma 1 e 2 e si dice la cosa che si era detta prima, cioè che il Comune attraverso il portale informerà i cittadini dell'istruttoria indicando anche il luogo e la data della prima seduta della commissione interessata. L'audio della seduta dell'istruttoria verrà registrato e pubblicato sul portale, quindi anche qui si è tentato di dare la massima trasparenza. Question time è il secondo strumento che viene indicato nel regolamento. A questo strumento sono dedicati gli articoli 27 e 28. Come sempre ne viene indicata la finalità, il fatto che deve essere pubblicizzato attraverso il portale e i cittadini possono far pervenire le loro domande, appunto, che interessano la question time, sia attraverso il portale sia attraverso l'URP. Mentre l'articolo 28 chiarisce quali sono le modalità di svolgimento. Specifica che i cittadini possono formulare domande su tutti gli argomenti, tranne quelli per i quali sia in corso un procedimento giudiziario. Le domande devono essere rivolte all'assessore competente o, in mancanza dell'indicazione del destinatario, cioè se il cittadino non indica chi è la persona dalla quale vuole una risposta, è la giunta che decide quale assessore debba interloquire. Al question time viene riservata la prima mezz'ora di un consiglio comunale una volta al mese e comunque per ogni seduta non verranno trattate non più di 3 domande. Le domande verranno poste direttamente dai cittadini che ne hanno fatto richiesta con questa tempistica che viene definita nel regolamento: 3 minuti per esporre la domanda, 5 minuti per la risposta dell'assessore e 2 minuti ancora per il cittadino per esprimere il grado di soddisfazione della risposta ricevuta oppure per esprimere un giudizio. Tutte le domande, anche in questo caso, troveranno spazio su una database all'interno del portale del Comune. L'ultimo strumento che viene indicato è il bilancio partecipativo. A questo sono interessati ben 5 articoli, dal 29 al 33. L'articolo 29 ne definisce anche qui la finalità. La finalità è anche il
significato del bilancio partecipativo. Viene semplificata la definizione, che all'inizio era veramente di difficile comprensione, e la definisce come un processo che consente ai cittadini di prendere parte alle decisioni che riguardano l'utilizzo di parte delle risorse economiche del Comune. Possono parteciparvi tutti i residenti sopra i 16 anni, le associazioni, gli imprenditori, i liberi professionisti, i lavoratori, gli enti pubblici e privati e tutti quelli che svolgono un ruolo di rappresentanza collettiva e che hanno sede ovviamente a Sesto San Giovanni. L'articolo 30 definisce gli ambiti della partecipazione e in sostanza, nei primi 4 commi, in sintesi, si dice che le aree tematiche e le entità delle risorse da sottoporre al processo partecipativo vengono stabilite dal sindaco e dalla giunta, mentre il responsabile organizzativo è l'assessore al bilancio. Il comune deve comunque impegnare a bilancio le risorse necessarie poi anche per la gestione della procedura. I seguenti 3 articoli, dal 31 al 33, dettagliano le fasi di questo percorso partecipativo, con una prima fase informativa, una seconda di consultazione e raccolta delle proposte e progetti, una terza di monitoraggio e di verifica. Il percorso partecipativo viene presentato ai cittadini attraverso il portale avvisi affissi al territorio, sul territorio. Nella seconda fase invece vengono organizzati incontri pubblici, cosa che sta avvenendo, no? Perché visto che lo stiamo sperimentando, il bilancio partecipativo, e raccolti tutti i contributi dei soggetti interessati, le proposte e i progetti. In questa fase l'amministrazione può farsi affiancare da alcuni facilitatori, cosa che stiamo sperimentando ancora, che favoriscono, hanno il compito di favorire proprio la partecipazione da parte dei cittadini. Il ricorso però a soggetti esterni, questo dice il regolamento, deve favorire la formazione del personale interno e questa verifica sarà oggetto di verifica a distanza di 3 anni della sperimentazione con i facilitatori. La raccolta poi dei progetti e delle osservazioni e delle proposte dei cittadini, ogni soggetto interessato può presentare una sola proposta, può avvenire in 2 modi, o attraverso la posta ordinaria certificata oppure attraverso l'ufficio del protocollo. Le proposte poi verranno vagliate da un punto di vista tecnico, quindi secondo questi criteri: la chiarezza del progetto, la fattibilità tecnica e giuridica, la compatibilità con gli atti approvati in precedenza dal Comune, dal Consiglio e dalla Giunta, la stima dei costi e i tempi di realizzo, l'interesse generale e non particolare del progetto, e questo ci sembrava importante. I progetti poi che avranno superato il vaglio tecnico verranno sottoposti alla votazione sia telematica che cartacea dei cittadini e quelle più votate verranno finanziate dal Comune con il bilancio annuale e pluriennale. Tutti gli atti e i documenti del progetto, del processo partecipativo saranno accessibili ai cittadini sempre attraverso il portale. A tal fine verrà anche stilato un documento riassuntivo di tutto il percorso, di cui si terrà conto ovviamente nel bilancio, e saranno anche pubblicizzate le scelte frutto dell'iter partecipativo e quindi la progettazione, la fase di realizzazione e i finanziamenti che verranno predisposti a bilancio. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Abbiamo gli interventi, ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante, prego. No. Buonasera a tutti. Siamo riuniti per deliberare il regolamento della partecipazione, passo necessario dopo le modifiche allo statuto comunale. Ringrazio la collega consigliera che ha così ben delineato tutti i vari punti che sono stati all'ordine del giorno delle tante commissioni. Però mi preme ricordare il percorso per denunciare una lentezza inaccettabile. Lo statuto comunale è stato modificato perché alcuni cittadini hanno proposto migliorie fin dal novembre 2011. E hanno incalzato l'amministrazione comunale fino a dover ricorrere al prefetto di Milano, al difensore civico della Lombardia e al Ministero dell'Interno per adeguarlo alla normativa. L'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni
aveva ignorato la lettera di richiamo del prefetto di Milano del 9 luglio 2014, che la invitava ad adeguare lo statuto comunale alle leggi vigenti, poiché impediva ai cittadini di presentare quesiti referendari. Il successivo mese di ottobre, esattamente il 24 ottobre 2014, era scaduto il termine entro il quale l'amministrazione di Sesto San Giovanni avrebbe dovuto rispondere al difensore civico della Lombardia per dire i motivi che impedivano la riforma dello statuto comunale. Il giorno 26 novembre 2014 il difensore civico della Lombardia inviò un nuovo sollecito alla sindaca di Sesto San Giovanni. Intanto due comitati referendari di Sesto San Giovanni, raccolta differenziata e più partecipazione, sono in attesa di vedere valutati i rispettivi quesiti referendari depositati in data 12 maggio 2014, che secondo lo statuto comunale avrebbero dovuto avere risposta entro 60 giorni, e cioè entro il 12 luglio 2014. Ma è questa la buona politica? Eppure sui social network, la sindaca ha dichiarato che il referendum è strumento preziosissimo di partecipazione democratica. Peccato che questo preziosissimo strumento nel comune di cui è sindaca è inagibile da anni, e questo a nostro parere sembra essere una grave violazione dei diritti dei cittadini. Eppure nel programma elettorale del sindaco, a pagina 10, leggiamo: lo statuto e i regolamenti, e in particolare quello sulla partecipazione, verranno rivisti e adeguati, rendendo ancora più agevole accedere alle informazioni nell'ottica di costruire percorsi decisionali partecipati, trasparenti e motivati. Sono passati 4 anni, a che punto siamo con le promesse elettorali? 4 anni per modificare lo statuto comunale, che, mancando ancora di regolamento della partecipazione popolare, non ha nessuna valenza operativa. 2 quesiti referendari depositati dai cittadini in data 12 maggio 2014 sono ancora in attesa di risposta per l'ammissione, e i tempi da statuto comunale dovevano essere 60 giorni. Pur avendo cavalcato in campagna elettorale il tema della partecipazione popolare, l'amministrazione di Sesto San Giovanni resta sorda a concedere più diritti ai cittadini. E tutto ciò è stato ribadito nel volantini che poco fa sono stati lanciati da cittadini che a quanto pare sono attenti, molto attenti, alle tematiche della partecipazione e della democrazia. E io invito il Presidente poi a leggerlo anche per il pubblico, quanto è stato volantinato. Ma i solleciti non sono finiti. Mi scusi, ci tengo a precisare che questa è una delibera di Consiglio Comunale. Sì. Quindi è di tutto il Consiglio. I solleciti non sono... Se vuole lo leggo io, non so, mi dica. I solleciti non sono finiti. In data 21 aprile 2016 il prefetto di Milano ha di nuovo scritto all'amministrazione di Sesto San Giovanni richiedendo di fornire notizie riguardo la tempistica atta a dare una risposta ai cittadini. Quali sono i tempi di risposta ai cittadini? Il segretario comunale rispose al sollecito del prefetto il 21 aprile 2016 citando la convocazione per il gruppo per il giorno 11 maggio della prima commissione consiliare con all'ordine del giorno regolamento comunale per la consultazione dei cittadini e i referendum. Nella stessa risposta al prefetto, il segretario comunale ipotizza per giugno l'approvazione del regolamento. Lo stesso segretario poi cita che a regolamento approvato il comune pubblicherà il bando della candidatura per il comitato dei garanti, il quale, una volta eletto dal consiglio comunale, vedremo quando sarà, dovrà esprimersi sulla validità dei quesiti referendari depositati dai cittadini nel maggio 2014. Mi domando, ma che relazione c'è tra l'approvazione del regolamento, che avverrà questa sera, e il bando delle candidature per quanto riguarda il Comitato dei Garanti e la loro elezione? Perché non si è pubblicato il bando non appena è entrato in vigore lo Statuto Comunale? Per anticipare i tempi. Ora, dopo 4 anni, la delibera di questa sera. Ma quanto tempo ci vorrà ancora affinché venga pubblicato il bando delle candidature per il Comitato dei Garanti? Quanto altro tempo trascorrerà
prima che il Comitato dei Garanti venga eletto dal Consiglio Comunale. Ed è legittimo domandarsi, riuscirà il Comitato dei Garanti a riunirsi in questa consigliatura e dare una risposta sulla validità di quei quesiti referendari depositati dai cittadini nel lontano maggio 2014? Questo è favorire la partecipazione o ostacolarla? La campagna elettorale a Sesto San Giovanni è iniziata da qualche mese e, come la volta precedente, torna di moda la partecipazione popolare. Il PD di Sesto, che l'ha osteggiata con i fatti, ora prepara nuovi weekend di ascolto dei cittadini. L'epoca delle promesse elettorali è terminata e siamo certi che i cittadini sapranno distinguere tra la vera e buona politica, fatta di contenuti e di autentico ascolto del territorio, e la politica delle chiacchiere, che è quella adottata fino ad oggi dalla maggioranza. Grazie per l'attenzione. Grazie alla consigliera Titta Ferrante, ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente, vorrei provare a riportare un attimo di strano, che lo faccia io, però vorrei riportare un po' di buon umore all'Aula, perché io stasera ero venuta in consiglio pensando di discutere, seppur con tutte le lungaggini, seppur ci siano sicuramente delle note stonate nella stesura di questo documento, però finalmente di discutere di un regolamento che dà piena attuazione allo statuto, o quantomeno a parte di quello che è stato riportato nello statuto, premettendo che noi lo statuto, per le ragioni discusse l'anno scorso, lo abbiamo votato contro, ma eravamo fortemente favorevoli all'inserimento all'interno dello statuto di tutti quegli strumenti di partecipazione che poi abbiamo attivamente regolamentato nel regolamento della partecipazione. Le commissioni, a differenza di quanto è avvenuto per lo statuto, secondo me hanno avuto un ottimo esito, perché è stato discusso proposta per proposta, singolarmente, virgole, punti. La consigliera Teormino lo sa, così anche il consigliere Romagnello, eravamo presenti tutti a discutere, la consigliera ovviamente Antognolli, eravamo lì presenti a discutere ogni singola virgola, in modo che veramente il documento in approvazione stasera fosse il frutto del lavoro collegiale di tutto il Consiglio Comunale. Mi è sembrato un lavoro positivo, seppur con degli scontri, alla fine sono uscita da quelle commissioni con la sensazione di aver fatto qualcosa di buono in questi 5 anni insieme, tutti insieme per la città. A partire da domani i cittadini potranno presentare le proprie richieste tramite il question time, potranno partecipare all'istruttoria civica partecipata, potranno partecipare al bilancio partecipativo, era già parte del programma, era già stato votato con la mozione di SEL, però non era stato regolamentato e noi abbiamo fortemente voluto che all'interno del regolamento ci fossero gli articoli che andassero a regolamentare per benino che cosa fosse secondo noi il bilancio partecipativo, perché quest'anno lo potevamo fare spinti veramente dall'onda dell'emozione preelettorale, a partire dagli anni prossimi con la nuova giunta poteva diventare lettera morta, invece io sono sicura che essendo all'interno del regolamento ce lo porteremo dietro, spero riuscendolo ad attuare anche negli anni prossimi. Finalmente si potrà dare attuazione ai referendum con un unico, questa è secondo me la nota stonata, perché purtroppo molto probabilmente i quesiti che sono stati presentati verranno bocciati. È memoria di tutti quali sono gli argomenti sui quali i cittadini non possono presentare domanda per fare un referendum cittadino. Di fatto, ce lo siamo detti più volte in commissione, probabilmente potranno chiedere di che colore fare le panchine della città o poco altro, però quantomeno il regolamento della partecipazione dice esattamente come si dovrà condurre un referendum cittadino
toccherà eventualmente alla prossima giunta andare a modificare lo statuto e rendere il referendum libero dai vincoli che abbiamo in questo caso con questo statuto. Quindi stasera, nonostante appunto la bocciatura pesante sullo statuto, noi saremo felici di approvare questo regolamento, frutto appunto del lavoro partecipato, e io mi sento per la prima volta in questi 5 anni di voler ringraziare la Presidente Antonioli, perché ha saputo condurre i lavori della Commissione in modo egregio, in modo da poter far scendere a patti tutte le diverse anime di questa città, in modo che finalmente riuscissimo a produrre un documento per attivare i cittadini. A questo punto i cittadini hanno gli strumenti, speriamo che abbiano l'intenzione poi di volerli utilizzare. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli, prego. Grazie signora Presidente. Ringrazio la consigliera Teormino per l'introduzione, per la relazione che ha fatto, molto, molto dettagliata. E mi spiace quanto detto prima dalla consigliera Tita Ferrante, perché noi abbiamo lavorato molto, come diceva adesso la consigliera Franciosi, e questo lavoro che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto insieme a tutti i consiglieri che erano presenti, quindi a tutto il Consiglio, l'abbiamo fatto anche con il contributo dei cittadini che erano presenti, dei comitati. Abbiamo ascoltato tutte le, come si dice, tutte le proposte che sono state fatte, abbiamo discusso molto e alla fine abbiamo approvato un documento, e quando siamo usciti dalla commissione abbiamo detto: se ci sono degli emendamenti potete presentare gli emendamenti, però in linea di massima eravamo tutti d'accordo sul lavoro fatto. E quindi mi spiace poi riandare ancora a riprendere quanto è stato detto durante il periodo dello statuto. Io lo so, ne abbiamo già discusso, abbiamo già detto le risposte che sono state date e abbiamo fatto già tutto questo percorso. Non mi sembrava il caso questa sera doverlo ribadire ancora. Io questo volantino, scusatemi, non lo sto nemmeno a leggere, perché comunque abbiamo già detto tutto in precedenza. Questo ci tengo proprio a dirlo, il grande lavoro che noi abbiamo fatto in commissione. Come diceva la consigliera Franciosi, abbiamo toccato punto per punto, abbiamo sviscerato tutto, e io spero che questa sera, proprio per dare la possibilità ai cittadini, alla partecipazione, questo documento sia con un voto favorevole da parte di tutti, perché il lavoro c'è stato e non possiamo dire che non c'è stato e che non siano state accolte le varie proposte. E proprio sul bilancio partecipativo che abbiamo fatto una commissione solo su questo. Quindi più di così veramente non potevamo fare. Io ringrazio tutti, lo faccio adesso, per la pazienza di tutti quanti che abbiamo avuto, per gli incontri che ci sono stati. Io ringrazio il segretario, ringrazio il dottor Luca Finazzi, ringrazio gli uffici per il grande lavoro, perché hanno dovuto riportare tutte le volte le nostre modifiche, e quindi abbiamo lavorato secondo me proprio bene. Basta, vi ringrazio. Grazie. Grazie alla consigliere Antonioli. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Beh, innanzitutto mi unisco agli auguri fatti alla presidentessa o presidente che dir si voglia Antonioli, perché il lavoro è stato veramente collegiale, collettivo, e cosa che non sempre avviene in commissione, propositivo. Vorrei aggiungere questa parola, perché purtroppo a volte in commissione esistono delle contrapposizioni, corrette anche, politicamente corrette, però a volte non emergono quelle proposte che secondo il mio punto di vista il luogo della commissione è il luogo principe per far emergere proposte, oltre che fare domande tecniche, perché non tutti
siamo dei tuttologi, almeno io personalmente non lo sono assolutamente. Quindi grazie, grazie anche agli uffici che puntualmente hanno preparato i documenti su cui noi abbiamo lavorato poi successivamente. È stato un percorso, secondo me, che si potrebbe ripetere in altre situazioni. È vero, il regolamento della partecipazione arriva dopo lo statuto, senza dire che siamo andati lunghi, però insomma, è sotto gli occhi di tutti. Però è anche vero, purtroppo, che il regolamento della partecipazione incide veramente su pochi temi, ma non perché il regolamento della partecipazione è monco, perché purtroppo a monte c'è uno statuto che fa incidere su pochi temi. Però vi è una cosa, secondo me, che non va sottovalutata e che vorrei, come dire, perorare a causa di chi ci seguirà, di chi rimarrà in questo Consiglio Comunale nei prossimi dopo sei mesi, quindi nel 2017. Vi è all'interno l'istruttoria civica partecipata. L'istruttoria civica partecipata è veramente uno strumento, secondo me, non dico innovativo, perché non lo è, ma uno strumento dove si può veramente incidere e colloquiare con la città, insieme alla città e anche attraverso, permettetemi, la città. Quindi l'istruttoria civica partecipata è veramente uno strumento alto di partecipazione che non va sottovalutato, e se saremo capaci in questi pochi mesi, o se sarà capace chi ci seguirà, di portare avanti queste istanze con, verso i cittadini, è veramente qualcosa di bello, qualcosa di utile e di proficuo che può solo fare del bene alla nostra città. Io insisto su questi strumenti di partecipazione perché, secondo me, e lo vedo in un altro percorso che stiamo portando avanti, ci sono tante, ma tante idee che arrivano dai cittadini e che non possono venire in mente a noi 24 o 25 che siamo, perché, ripeto, non siamo dei tuttologi. E spesso non riusciamo a captarle o non riusciamo a riceverle perché siamo inflazionati da altre cose. E quindi veramente la cittadinanza ci offre tantissime opportunità, dobbiamo solamente imparare a, non dico ad ascoltarla perché già lo facciamo, forse a mettere, come dire, in atto più sovente l'ascolto o ciò che ci viene detto. E questi strumenti, secondo me, sono molto 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 importanti. È anche vero che probabilmente decideremo solamente il colore delle panchine. Io insisto, secondo me non quello, perché fa parte della rete urbana e quindi i colori sono blindati anche quelli. Però sì, ci stiamo provando e vedremo di smuovere qualcosa verso una massiccia partecipazione. Il bilancio partecipativo è il cardine anche per poter, come dire, incidere noi come amministrazione nel far capire quanto è importante il contributo dei cittadini, perché i cittadini fanno risparmiare l'amministrazione, e i cittadini, quando annunciano e consigliano qualcosa all'amministrazione, difficilmente sbagliano. Ecco, io vorrei lasciare così questo lascito, se me lo consentite, perché è un regolamento della partecipazione, può essere monco non come regolamento ma per quello che c'è stato sopra, perché lo statuto forse è un pochino, come dire, imbalsamato, passatemi il termine. Però ci sono delle cose innovative che vanno sfruttate, e uso questa parola, vanno godute. Perché sesto, bisogna veramente che ognuno di noi si metta in gioco, che deleghi ma che controlli sempre chi è stato delegato a fare il proprio lavoro. E solamente con l'ascolto e le idee possiamo portare avanti ciò che sesto è e ciò che sesto ha da sempre. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin. Grazie, grazie Presidente. Presidente, le chiedo di concedermi una battuta fatta davvero con il sorriso sulle labbra, ovvero mi rivolgo alla consigliera Franciosi, la ringrazio per non aver notato la mia presenza in commissione, ma le spiego, è giustificata, la battuta è positiva in questo senso, nel senso che davvero la consigliera è giustificata in quello che ha detto, perché da parte mia, e chiudo con questo davvero la discussione, da parte mia la partecipazione ai lavori di quella commissione davvero è stata un'occasione di arricchimento di cultura politica, no? Io assolutamente digiuno, lo ammetto, no? Ne faccio ammenda, no? Di alcuni strumenti, appunto, come quelli della partecipazione, ho avuto occasione per quello, sono stato lì più a rubare segreti che a dare contributi. Devo dire che l'occasione di lavorare in quella commissione ha permesso anche a me di crescere, appunto, nel
la conoscenza di alcuni strumenti, no? Che non facciano parte del mio sentire e del mio bagaglio di formazione politica. Per cui capisco che abbia notato poco la mia presenza, nel senso che sono stato molto silente e molto attento a quanto giuro è consigliera Franciosi. Ho preso tonnellate di appunti su tutte le bozze e devo dire, al di là delle battute, per questo volevo riportare questo clima molto sereno che ha contraddistinto i lavori in quella commissione, per me è stata davvero un'occasione davvero di arricchimento politico. Ringrazio quindi tutte le consigliere e consiglieri che hanno dato il loro contributo al clima proficuo di quei lavori. Grazie al consigliere. A firma della Serena Franciosi e Visel Moreno Nossa. Non vedo prenotazioni, quindi darei la parola alla consigliera Franciosi per illustrare l'emendamento. Prego. Grazie Presidente. Allora, della scorrettezza istituzionale me ne sono accorta un secondo dopo averla detta, ma io mi sono riferita ai due consiglieri, no, lo spiego perché, mi sono trovata molto più spesso in contrapposizione con loro, per cui non è che mi ricordo che loro c'erano e voi no, anche il consigliere Nossa non l'ho citato, ma è solo perché in gran parte la dialettica personale di non scontro, perché non può, però di confronto un po' più è stato con loro. Vabbè. Allora, l'emendamento, entriamo nel merito dell'emendamento, è molto semplice, con questo emendamento chiediamo sostanzialmente di reintrodurre il comma 2 dell'articolo 22 che era già presente nel regolamento precedente e che diceva l'intendimento espresso dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi costituisce priorità per il Consiglio Comunale sui programmi decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la sua attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie. Credo ci sia un errore di battitura, dopo eventualmente lo controllo. Perché chiediamo la reintroduzione di questo comma? Perché partendo dal presupposto che un quesito referendario per riuscire a superare la commissione dei garanti farà veramente fatica. Ammesso e non concesso che il quesito referendario riuscirà a arrivare alle urne, quindi verrà votato, supererà il quorum, diventerà di fatto recepito dal Consiglio Comunale perché è stato introdotto nello statuto che l'esito del referendum deve diventare vincolante per il Consiglio Comunale, quindi superato tutto questo iter periglioso, per cui arrivare alla fine di tale percorso ce ne vorrà, riteniamo altrettanto importante che diventi un indirizzo politico-amministrativo, quindi per la Giunta diventi un impegno, cioè la Giunta deve trovare l'impegno economico per poter attuare definitivamente la richiesta dei cittadini espressa con il referendum e di conseguenza togliere questa parte, lasciare al buon cuore a questo punto della Giunta che può anche dire non abbiamo i soldi quindi non lo facciamo, aperta chiusa parentesi, il Comune borsa non poche centinaia di migliaia di euro per poter indire un referendum, per cui a fronte di quella spesa riteniamo corretto reintrodurre questo comma per formalizzare di fatto anche dal punto economico l'esito del referendum. Questo emendamento è a firma mia e del consigliere Nossa. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Così come in sede di votazione dello statuto noi fummo
Noi votammo quell'emendamento che prevedeva che non si tornasse in Consiglio dopo fatto tutto il percorso del referendum, cioè avendo messo tutti questi paletti, come ricordava prima la consigliera Franciosi, per arrivare alla fine del percorso e quindi alla votazione, riteniamo giusto che una volta che i cittadini si sono espressi e il referendum ha avuto l'esito che ha avuto, sia giusto, infine, tener conto che quella è effettivamente la voce dei cittadini, la volontà dei cittadini, e quindi è necessario che il Consiglio Comunale si prenda la responsabilità di istituire tutti quegli strumenti che possono permettere di dare agibilità all'esito del referendum. Quindi il nostro voto a questo emendamento sarà favorevole. Grazie. Ho chiesto la parola alla consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, ho riletto il testo e nel testo c'è un errore di stampa che ho corretto a mano, per cui eventualmente lo riconsegno. Quando alla seconda riga in fondo nei sui e nei suoi. Grazie. Se non ci sono interventi lo mettiamo in votazione. No, ha chiesto la parola la consigliere Teormino, prego. Sì, grazie Presidente. Io volevo, non l'ho fatto prima, però mi sembrava utile, oltre a ringraziare i cittadini come ho fatto prima, insomma, ringraziare anche tutti i consiglieri, perché obiettivamente, come diceva la consigliera Franciosi, alla fine ci sono state chiaramente delle discussioni, dei confronti, come un po' quando si fa della strada insieme, no? Cioè chi vuole andare un po' più di qua, un po' più di là, però poi alla fine un sentiero comune si è trovato. E, come dire, alla fine questi strumenti ci sono. Mi auguro anch'io che siano utilizzati e soprattutto che siano utilizzati per il bene di questa città. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Allora, regia, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dalla consigliera Franciosi e dal consigliere Nossa. Inizio votazione, prego. Scusi, come mai risulta errore? Inizio votazione. Allora il mio voto è favorevole. Quindi fine votazione, consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 19 più il mio voto orale. Presidente, il consiglio approva all'unanimità. Anche il mio, perché non funziona, favorevole. Grazie. Prima della dichiarazione di voto è facoltà dell'amministrazione e del relatore se vuole intervenire. Grazie, allora andiamo avanti. Iniziando con la dichiarazione di voto con il gruppo Giovani Se Stessi, il consigliere Paolo Vino, prego. Favorevoli, grazie Presidente. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Feltrin. Favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevole, grazie. Grazie. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Favorevole. Grazie. Democratici per il cambiamento, il consigliere De Noia. Grazie Presidente, favorevole. Gruppo Sesso nel Cuore, il consigliere Caponi, prego. Consigliera Angela Tittaferrante. Sì, allora il nostro voto è favorevole, però davvero speriamo che entro breve ci
sia la risposta ai quesiti referendari che risalgono a maggio 2014, cioè che non si arrivi alla fine della consigliatura. Grazie. Per il Partito Democratico, chi fa la dichiarazione? Consigliere Antonioli, prego. Favorevole, grazie signor Presidente. Grazie a lei. Andiamo avanti. Ah, mi scusi. Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Lo prendo come un lapsus. Favorevole, grazie. Grazie. Andiamo in votazione. Sottopongo a votazione la delibera comprensiva di emendamento approvato, avente come oggetto il regolamento comunale per la consultazione dei cittadini, referendum e modifiche. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 20. La dichiarazione del consigliere Lanzoni, prego. Favorevole. Quindi il consiglio approva all'unanimità. Per questa delibera è prevista la seconda votazione. No, stasera sto andando in confusione. Non è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Quindi il consiglio approva all'unanimità. Io voglio ringraziare anch'io tutta la prima commissione, per la presidente e tutti i commissari per il lavoro che avete fatto. Grazie. E prima di chiudere la parola al sindaco, prego. Grazie presidente, anche da parte mia un ringraziamento per il lavoro svolto da tutti i consiglieri comunali. Quello di questa sera è, come è stato ricordato all'inizio, il testo applicativo dello statuto, e il lavoro è stato lungo, un lavoro lungo e anche certosino, mi pare di aver capito anche dalla esordiente relazione della consigliera Tiormino. E come lungo è stato anche il percorso che ha portato lo statuto, si è cominciato nel 2014 per arrivare alla fine del 2015, quindi questo è un ulteriore passaggio, però per correttezza di informazione ci terrei a ricordare a tutti noi che questa è una delibera di consiglio e non una delibera di giunta, e che credo che il tempo che è stato utilizzato da tutti i consiglieri nel confronto in commissione consigliare sia stato, come è stato evidenziato dai più, un percorso costruttivo, e il fatto che questa sera sul regolamento, pur con le dovute tare rispetto e distinguo fatto da alcuni consiglieri rispetto alla struttura, si sia arrivati a un voto unanime, non può che confermare la serietà e anche la puntualità dell'approfondimento del lavoro svolto e del confronto che c'è stato in commissione consigliare. Grazie. Grazie al sindaco e grazie a tutti. Buonasera, la seduta è tolta.